Incominciamo da quest'ultima risposta. No, da questo, tra l'altro, non problema, perché i problemi seri sono appunto quelli delle risorse del lavoro. Il problema di apparire o non apparire in televisione è un problema, secondo me, non prioritario. Però parliamone. Intanto, come vede, sono qui, sono in televisione, cioè, quindi non esiste nessun divieto di andare in televisione per le persone del Movimento 5 Stelle. E esiste semmai una riflessione di Grillo, che comunque uno che per 40 anni ha fatto comunicazione, spettacoli, eventi pubblici, eccetera, quindi ne capisce. Esiste una riflessione sul fatto che alcuni programmi, in particolare i vari, appunto, Santoro, Piazza Pulita, la Gruber, cioè questi talk shows delle reti televisive nazionali, sono dei luoghi dove non si riesce a avere un dibattito serio, cioè si finisce, e questo posso dirlo perché io poi ho voluto provare, quindi io 2 settimane fa sono andato a Piazza Pulita, dove mi hanno dato ben 40 secondi per parlare, ma ho visto come funziona dall'interno, e dopo averlo visto sono convinto che ha ragione Grillo, nel senso che ti mettono lì, magari come nel mio caso ti mettono già nel pubblico per farti fare la figura di quello che, insomma, sì, è il ragazzino che sta nel pubblico, mentre gli altri sono accomodati sulle poltrone, allora loro sì che sono i veri esperti, e poi ti fanno parlare magari 30 secondi, poi quando stai dicendo magari qualcosa di interessante ti tolgono il microfono, passano a qualcun altro, non si riesce a fare un discorso, e spesso anche l'immagine che viene fuori da queste trasmissioni, di chiunque accetti di andarci, è un'immagine precostituita, per cui a seconda della rete televisiva e dell'orientamento di quello che vuole trasmettere chi organizza il programma, tu fai una bella o una brutta figura, indipendentemente dal fatto che tu abbia veramente delle idee, degli argomenti, eccetera. Per cui noi andiamo volentieri in trasmissioni come qui, ad esempio, dove possiamo parlare liberamente, raccontare quello che pensiamo, e non c'è nessun tentativo di farci fare né bella né brutta figura, c'è semplicemente un incontro giornalistico. Invece in trasmissioni come quelle la sensazione è che ci sia il tentativo di farci fare una brutta figura, o comunque ci sia un meccanismo che non permette di discutere serenamente e approfonditamente di problemi veri. Per cui è una scelta condivisa, e tra l'altro chi non la condivide, come alcune persone del Movimento 5 Stelle, può benissimo andare, ieri sera erano in televisione, cioè, non è che verranno picchiati o buttati fuori per questo, cioè, va tutto benissimo. Però in questo senso aggiungo una domanda. Sì. Effettivamente lui, non voi, e questo comunque è importante, nel senso che in generale i candidati a 5 Stelle in giro per l'Italia non hanno mai avuto, anzi, problemi a confrontarsi, ma Beppe Grillo sì, cioè non si fa intervistare, non accetta confronti, questo lascia un pochino perplesso. No, lo capisco, bisogna anche capire che il suo ruolo non è quello, cioè lui non è Bersani, non è segretario di un partito, cioè alla fine capisco, e poi anch'io penso che magari ogni tanto potrebbe rispondere, confrontarsi, eccetera, però rischiava di nuovo di finire in quel discorso di prima, cioè di venire messo lì, manipolato in qualche modo, eccetera. Però lui dice, ma in fondo non sono io, cioè lui è una metafora che è venuta fuori, che trovo molto bella, lui è la persona che dissoda il terreno, poi però siamo noi che siamo candidati, che ci presentiamo, e quindi siamo noi che dobbiamo essere valutati, quindi siamo noi quelli che dobbiamo avere il confronto, parlare con gli altri candidati, gli esponenti degli altri partiti, e già così sembra che il Movimento 5 Stelle sia solo Grillo, se poi ancora lui cominciasse ad andare in tutti i talk show a discutere per 2 ore da Santoro, alla fine veramente non si vedrebbe tutto il resto e sembrerebbe che c'è Grillo e basta. Invece in questo modo crea anche uno spazio che possiamo poi riempire noi, quindi possiamo andare noi a confrontarci. Questo certamente resta il fatto che non potergli fare domande, secondo me, è un problema un po' grave, anche perché semplicemente lascia l'impressione che non voglia dare le risposte. Però movimento cesarista, quindi. No, no, questo devo dire, appunto, sempre per esperienza, noi non abbiamo mai avuto problemi del tipo che chiama Grillo e ti dice fai questo, fai quello, assolutamente, cioè tutti i candidati, il programma è stato scelto liberamente, in qualche caso addirittura è successo che siamo finiti sui TG nazionali noi di Torino, perché il giorno che Grillo disse a me questa roba dello Ius Soli, della cittadinanza ai figli degli immigrati, sembra senza senso, quello stesso giorno noi avevamo da votare in consiglio comunale un ordine del giorno che proponeva questa roba e l'abbiamo votato a favore, perché noi ci siamo parlati con noi, con gli attivisti, i simpatizzanti del Movimento 5 Stelle, parlando tramite internet, eravamo tutti sostanzialmente d'accordo, e quindi abbiamo preso una posizione anche un po' diversa da quella di Grillo, e non è che questo sia stato un problema, per cui non c'è assolutamente nessun problema di questo genere. Cioè, poi non so, appunto, vedremo come evolve il movimento, questo è anche un grosso esperimento, adesso stiamo passando magari dalla situazione in cui eravamo pochi gruppi di persone molto attive e molto coese, a avere più persone che si attivano, quindi non so, magari dovremmo anche cambiare il modo in cui ci organizziamo, però lo scopriamo strada facendo. Cioè, d'altra parte Grillo chiudeva tutti i suoi discorsi di questa settimana prima delle elezioni dicendo potete scegliere tra un salto nel buio col Movimento 5 Stelle o un suicidio assistito con i partiti di prima. Cioè, è vero che c'è un elemento di salto nel buio del Movimento 5 Stelle, ma la situazione
situazione che è, quindi probabilmente è comunque meglio così.